Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Il poker politico a cui abbiamo assistito in queste ultime settimane ha portato all'all-in di Matteo Renzi, che tramite il suo enorme bluff è riuscito a portare a casa i risultati sperati. L'ex premier è riuscito a far cadere Giuseppe Conte, il suo acerrimo rivale. E ora il Presidente della Repubblica, Giuseppe Mattarella, darà molto probabilmente l'incarico a Mario Draghi di istituire un nuovo governo e di cercare una nuova maggioranza. Una maggioranza composta da larghe intese. Ecco, ma anche in questo caso assistiamo al fallimento della politica. La politica ormai da decenni non esiste più. I momenti di difficoltà in cui la mano politica dovrebbe essere molto più importante e prendere decisioni molto importanti, avere una visione del futuro molto globale, non riesce ad attuare appunto il recovery fund, ossia gli enormi fondi stanziati dall'Unione Europea. Ecco, questo è un fallimento, e questo fallimento, questa sensazione di frustrazione dei cittadini italiani che non vedono più nella politica, la capacità di riuscire a modellare la società e di creare in futuro una nuova società che permetta, diciamo, uno sviluppo economico e un benessere dei cittadini. Questa frustrazione però possiamo notarla a partire anche dal livello locale, fino ad arrivare a livello nazionale, a Roma. In questi anni ci stiamo accorgendo che la politica anche a livello territoriale sta mancando nei suoi fini. Notiamo consiglieri, assessori, sindaci non in grado di emettere ordinanze, di fare lavori per migliorare l'economia e il commercio locale. Questo porterà molto probabilmente al vortice del populismo e dell'antipolitica, dell'anticasta che si sta sempre più accentuando. Questo è il fallimento di una società e della classe politica, della classe dirigenziale, non più in grado di riuscire ad affrontare le problematiche, ma solo a deresponsabilizzarsi e affidare continuamente le proprie responsabilità a tecnici che comunque non rimangono, che non sono politici, che non hanno una visione politica della società, ma hanno solo una visione tecnica. E quindi molto probabilmente andremo sempre di più incontro a nuovi populismi e a nuove ondate anticasta. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politic.